esplosa pochi minuti fa all'annuncio dalla TV di Stato che l'esercito dà 48 ore di tempo al paese e a tutte le forze politiche in campo per risolvere la crisi, altrimenti interverrà. Un annuncio che è stato letto dalla piazza e dall'opposizione anti-Mursi come un ultimatum non in realtà a tutte le forze politiche, ma di fatto al presidente Mursi e ai fratelli musulmani che non hanno mostrato di voler ascoltare le richieste della piazza. E che cosa succederà in questo momento è difficile capirlo, anche perché prima di questo ultimatum del esercito c'era stato quello dell'opposizione che aveva dato a Mursi tempo fino a domani alle 5 per andarsene, dopodiché avrebbero cominciato con la disobbedienza civile. Disobbedienza civile che è già cominciata perché stamattina 4 ministri del governo Mursi si sono dimessi, proprio appunto sull'onda di questa disobbedienza civile. Poi c'è stato l'intervento dell'esercito. In questo momento è davvero altissimo lo spirito qua in Piazza Tahrir perché l'impressione è che i militari stiano sostenendo di fatto le richieste della piazza e quindi chiedendo al governo e alla presidenza Mursi di fare un passo indietro.